gruppo Libro Rosso. Allora, noi siamo veramente molto, 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 molto felici di avere qui il presidente della Pontificia Insigne Accademia di Virtusi al Pantheon, della quale faccio parte come membro ordinario, che però è anche benemerito accademico e accademico amministratore dell'Accademia Nazionale di San Luca. È stato dirigente presso il Ministero dei Beni Culturali, insomma, lo conosciamo tutti per i vari incarichi che ha avuto, ha fondato alcune cose fondamentali, credo, per la cultura artistica romana, ma io direi nazionale, soprattutto la Fondazione Maxi, che ha fatto, mi pare stia ancora continuando a fare, un buonissimo lavoro di studio e di approfondimento sull'arte contemporanea. Poi ha curato numerosissimi interventi di restauro in monumenti italiani all'estero ed è membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali. No, no, no. Ancora no, le medaglie poi rimangono. Allora, oggi l'abbiamo chiamato a parlare di una cosa dove peraltro è uscito anche un testo, no? La sfida della qualità nell'architettura, un testo in collaborazione con altre persone, comunque vabbè. E l'idea è quella di cercare di ragionare, noi vediamo una cosa che è un pezzo d'architettura e di scultura insieme, adesso vediamo, perché qui dietro c'è la Cappella Cornaro, ma sentiremo il professor Piobaldi fare alcune riflessioni su questo argomento, che credo essere uno degli argomenti più interessanti e più importanti della nostra contemporaneità e forse di tutta la storia dell'arte in generale. Grazie. Grazie. Grazie all'artista Rodolfo Papa che mi ha invitato qui e io proverò a dire alcune cose e poi sarò breve, poi se mi farebbe piacere se interferiste anche alla fine o anche durante quello che dirò proponendo le vostre opinioni, i vostri temi, le vostre osservazioni. Il microfono non c'è? No. Si sente? Sì. In fondo? Sì, molto chiaro. Allora, comincerò citando Camillo Boito in una frase famosa che Gianni Carbonara sicuramente ben conosce. Camillo Boito, architetto dell'Ottocento fino alle primi decenni del Novecento, architetto e restauratore anche famoso, che dice: fra tutte le arti del disegno, l'architettura è la più noiosa a sentirne parlare anche per gli uomini colti. Quindi sentir parlare di architettura è una noia, preparatevi a una noia di tre quarti d'ora, che è così. E perché l'architettura è noiosa? Perché l'architettura viene rappresentata attraverso schemi geometrici, quindi non è rappresentata di per sé, no? Piante, sezioni, prospetti che non sono di facilissima interpretazione e quindi costituiscono una lettura non semplice. E poi l'architettura è anche noiosa perché molti architetti ne parlano in modo oscuro e impenetrabile. Non so qual è la vostra esperienza con i corsi di architettura, ma la mia è che gli architetti vagolano nelle nuvole, annuiscono, propongono metafore, propongono simboli, propongono figure retoriche dove non si capisce moltissimo. Non tutti, non sicuramente i presenti qui, ma molti sì. Il tema è la sfida della qualità. Io mi sono occupato della qualità architettonica perché ho presieduto una direzione generale che si chiamava Direzione per l'arte e l'architettura contemporanea, che aveva tra i compiti principali proprio quelli di promuovere l'arte e l'architettura contemporanea. E poi mi sono occupato di architettura quando ero presidente del Museo Maxi,
proprio per promuovere arte e architettura contemporanea secondo una visione. Il Museo Amaxi aveva una missione che era quella di, il Ministero per i Beni Culturali ha sempre valorizzato, restaurato, messo a sistema l'arte del passato, è sempre stato ha sempre guardato indietro, no? Perché l'Italia ha prodotto nel campo artistico il massimo possibile attraverso 5-6 secoli e il Ministero per i Beni Culturali ha sempre avuto uno sguardo retrospettivo. Allora l'idea che venne fuori al momento di fare la direzione generale poi il Mazzi era quella di promuovere anche oggi l'architettura di domani, cioè non è che l'Italia debba essere, non si poteva pensare che l'Italia dovesse essere soltanto restauro, valorizzazione e analisi critica di ciò che era stato, ma che ci sarebbe stato anche un futuro per l'arte e l'architettura. Detto questo, l'architettura, oltre ad essere noiosa, come io ripeto, per essere compresa, per essere valutata, ha bisogno di conoscenze tecniche specialistiche. Un'architettura di qualità la si giudica anche da alcune caratteristiche tecniche e bisogna conoscere, avere questioni e conoscenze di acustica, di fisica tecnica, di scienza delle costruzioni, per capire come un'architettura sta in piedi. Bisogna aver studiato scienza delle costruzioni. I critici dell'architettura che non sono architetti spesso hanno questa difficoltà a interpretare. Lo stesso Argan, quando parla di architettura, a volte sbarella perché parla di cose che non conosce. Quando parla di cattedrali gotiche che si reggono in piedi perché le forze si incontrano al sommo delle volte gotiche, dice una cosa che è esattamente l'inverso, le forze partono dalle volte e vanno e scaricano. E quindi bisogna avere un minimo di conoscenze di questo genere. E quindi non è facile parlarne, mentre in modo puro visibilistico, se vogliamo, o in modo colto, se preferiamo, si può godere di altre forme di arte in modo molto più immediato. La Santa Teresa di Bernini nella Cappella Cornaro è una scultura che colpisce, che impressiona, che commuove. Questa Santa Teresa colpita da un angelo, che però è anche un cupido che sta lanciando la freccia verso il cuore di Santa Teresa, che è scomposta, sconvolta, da una specie di estasi che è quasi orgasmatica. Adesso non capitemi male, ma insomma è il vestito di Santa Teresa che è terremotato da questa emozione. Questa è un'opera che, certo, lo studioso del barocco la inquadra, la capisce, la cataloga, la giudica, ma anche lo spettatore qualsiasi la può capire abbastanza facilmente, così come un'opera di pittura come la Pietà di Giovanni Bellini esprime un'emozione intensissima. Io sono andato a vederla qualche mese fa e sono rimasto davanti al quadro. Purtroppo la foto è piccola, voglio vedere da lontano, però i sentimenti che emergono da questo contatto di guancia a guancia della Madonna e di Gesù Cristo, che si assomigliano, sono madre e figlio, danno subito un'emozione intensissima. Gli studiosi di Bellini sapranno anche motivarla e decodificarla in modo più completo. Però quello che voglio dire è questo: mentre pittura e scultura spesso consentono allo spettatore di emozionarsi, di provare un sentimento, l'architettura no, è più difficile. Per esempio, questo è San Carrino alle Quattro Fontane, è un insieme di curve, controcurve, sottocurve, intrecci, può piacere o non piacere, non è piaciuto all'inizio, è stato abbastanza criticato, non dico disprezzato, ma l'architettura barocca ha avuto un giudizio ondivago, mutevole. Voi sapete che l'architettura barocca era considerata già poco dopo
già nel 700, nel 750, dagli illuministi, dai neoclassici, una specie di architettura degenerata, no? che intrecciava curve, che approfittava di una decorazione eccessiva. No? D'altra parte, se ci pensate, poi il barocco è stato ristudiato e rimesso in sesto ed è diventato, anche per la critica dell'architettura, un movimento di fondamentale importanza solo ai primi del Novecento. Quindi Borromini ha aspettato 150 anni prima di essere compreso e rivalutato. Voglio dire che il giudizio sull'architettura è molto ondivago, ma forse anche per le altre arti. Ancora oggi, se io a un mio interlocutore con cui parlo dico sei barocco nel tuo esprimerti, non gli faccio un complimento. E se dico che uno si veste in modo barocco, fateci caso, è rimasta nel significato della parola barocco un retrogusto sprezzante e critico che c'è ancora oggi. Bene, quindi questa la facciata è un'architettura di grandissima qualità, oggi tutti lo sappiamo, lo apprezziamo, ma al tempo non lo era affatto. E andando adesso, non faccio un discorso organico, spazio da una parte all'altra, questa architettura che tutti conosciamo è di qualità? Non è di qualità? Il suo autore che l'ha fatta tra la fine del Novecento e la fine dell'Ottocento e prima del Novecento ha sbancato un quartiere rinascimentale sul Campidoglio e ha fatto questo edificio che, fateci caso, è uno dei più fotografati di Roma e del mondo. Tutti i turisti che vengono a Roma, quando passano col pullman davanti al Vittoriano, fanno abbassare i finestrini e allungano le macchine, perché fa impressione, ma è di qualità, non è di qualità, come facciamo a giudicarlo? E questo edificio, spero che conosciate, è l'edificio di Richard Meyer, la teca della patria, è un edificio di qualità o non lo è? C'è chi lo ha chiamato stazione di servizio, c'è l'ha pure sgatti. Bruciata, ecco. Secondo me è un bel edificio, ma la mia opinione è un'opinione come quella è da altri. Vedere, è da vedere attentamente, comunque da guardare bene, ecco. In ogni caso, quello che c'era prima, la teca di Morpurgo, era obsoleta, costruita in fretta, perché era stata costruita su ordine del duce in pochissimo tempo, bisognava mettere la rapacis in posizione coperta, protetta, per questioni anche di regime, eccetera, quindi era difettosa, non l'inquinamento entrava, era brutta, secondo me. Qualcuno dice pure che era bella, ognuno dice quello che pensa, secondo me questo è molto meglio. Ma comunque, ancora dico, è di qualità? Poi facciamo dirlo. Cosa deve avere un edificio per essere di qualità? Cioè, ecco, voglio arrivare al punto. Parlare di qualità, cos'è la qualità in architettura? Cos'è? Ecco, si può parlare di qualità da diversi punti di vista. C'è una qualità che posso chiamare prestazionale, cioè l'edificio deve avere, per essere di buona qualità, delle prestazioni. Per esempio, deve saper resistere ai terremoti, questa è una prestazione molto importante. Oppure, deve avere un buon isolamento acustico, o anche, deve avere un'illuminazione ben fatta, o una serie di prestazioni pratiche che seguono la normativa, che oggi è molto complicata, e quindi solo per essere d'accordo con la normativa bisogna diventare pazzi. Ecco, questa è la qualità del collaudatore. Chi collauda l'edificio va a guardare questi elementi per decidere se è di qualità o no, e poi mette un timbro e dice va a posto, può essere considerato un edificio che funziona. Ma si può parlare di qualità anche da un altro punto di vista, in senso funzionale. Cioè, un edificio può essere di qualità se soddisfa le esigenze per cui è stato commissionato. Gli edifici non è che nascono come i funghi, c'è un committente, c'è un architetto, c'è un utilizzatore, quindi l'edificio di qualità deve avere delle caratteristiche per cui serve, è utilizzato per le cose per cui è stato pagato, è stato incaricato, è stato promosso. E quindi è una qualità, diciamo,
prestazionale, funzionale, una qualità anche urbanistica. Però anche questo non basta. Ecco, secondo me gli edifici devono poter anche emozionare, così come anche, così come dicevo all'inizio, per quanto riguarda la Santa Teresa di Bernini o la Pietà di Bernini, o la Pietà di Bellini, ci sono edifici che emozionano. E perché emozionano? Qui il discorso diventa difficile, e difficile anche per me, ma per esempio una cattedrale gotica, questa è la cattedrale di Rouen, o di Nantes? No, di Rouen. Beh, ecco, ma comunque questa è un'antonomasia delle cattedrali. Perché ci emoziona entrare dentro una cattedrale gotica o vederla da fuori? Perché queste forme slanciate che tendono verso l'alto, questo modo di spingere l'architettura verso il cielo, tende a coincidere con il sentimento mistico, con il sentimento liturgico, con il sentimento metafisico che tutti noi proviamo quando entriamo in una, o vogliamo provare quando entriamo in una chiesa. E quindi queste trasparenze, queste elevazioni ci rimandano a una ricerca di religiosità, no? Cioè, quindi una specie di coincidenza tra forme, slanciare verso l'alto, trasparenze, illuminazioni, e quello che noi vogliamo sentire nella nostra religiosità quando entriamo in una chiesa. Quindi diciamo che in questo edificio si congiungono elementi funzionali, formali, con elementi emozionali che motivano la costruzione dell'edificio. Oppure il condannato di San Pietro, perché ci emoziona? Perché anche qui la grandiosità di Bernini è stata tale da fare un ellissoide molto elegante e molto molto raffinato, ma contemporaneamente è riuscito a esprimere un sentimento, cioè quello della Chiesa che abbraccia, che comprende, che contiene. Allora, entrando in questo luogo, noi sentiamo che le forme corrispondono alle emozioni che proviamo. Purtroppo la piazza San Pietro è stata rovinata, perché doveva avere, come sapete, anche una parte davanti colonnata, così che si doveva entrare all'interno della piazza da un punto ristretto, no? Bernini aveva previsto questo effetto di compressione, entrare in un punto di dilatazione, l'ingresso nell'immensità della piazza. E questo è anche un modo di vedere la grandiosità e l'emozione che dà la creatura. Oppure questa, perché ci emoziona? Dice Vasari che Brunelleschi costruì una cupola così grande da fare ombra su tutti i popoli toscani, a parte il fatto che Brunelleschi ha avuto il genio di mettere una cupola nuova, innovativa, su una chiesa che era gotica. E la committenza cattolica qui è stata molto lungimirante, molto intelligente, cioè ha consentito a un architetto di innestare una cosa completamente diversa su una cattedrale che era gotica, con gli archi acuti. Ma anche questa ha una suggestione, perché ci consente di vedere come questa cupola così alta, così forte, così grossa, che si vede da tanta distanza, eccetera, riesce a contenere e a dare senso a una grandiosità toscana che in quel momento si esprimeva non solo attraverso la Chiesa, ma anche attraverso il Ducato dei Medici. Passo a un altro edificio che può emozionare o meno. A me ne emoziona, perché io ne sono stato artefice in un certo senso. Questo è il Maxi di Roma, il primo museo di arte contemporanea a Roma. Io ho partecipato a tutte le fasi della sua costruzione, al concorso che è stato fatto per trovare il migliore architetto, ne parlerò poi tra qualche minuto. È stato fatto un concorso internazionale con 253 partecipanti, e quindi è stato un lavoro che è riuscito a selezionare. Ma è un edificio che riesce in un quartiere di Roma, come il quartiere Flaminio, Salario, riesce a stare all'interno delle dimensioni del quartiere, non schizza, non svetta, non sfora. Zahadid è riuscita a stare
come altezze, come dimensioni, all'interno di un quartiere e soprattutto, visto dall'alto, il Maxi riprende con queste con le linee che hanno, sono linee che da una parte seguono assi ortogonali, XY, dall'altra vanno sulla diagonale, così come sono le strade di quel quartiere che hanno delle linee ortogonali e hanno poi anche delle diagonali trasverse. E diceva Zara che con questo voleva seguire la urbanistica del posto e voleva anche evocare in un certo senso ciò che di Roma l'aveva colpita di più, cioè l'architettura barocca. Torniamo quindi al barocco. Zadid era molto molto attenta all'architettura barocca di Roma e in queste forme, curve e controcurve, voleva evocare in modo contemporaneo anche l'architettura barocca di cui si era molto molto interessato. È un edificio di qualità? Secondo me sì, però qui poi i giudizi sono, io ci ho troppo messo dentro la testa, lo sforzo, ho messo 10 anni di lavoro e l'ho seguito e ho cercato i finanziamenti, li ho trovati con difficoltà. Una volta ricordo che la costruzione era a metà e l'impresa aveva già fatto lavori per 20 milioni in più rispetto a quanto le era stato pagato e quindi c'era un contenzioso con l'impresa, sai, volevano essere pagati. Allora con Zaha Hadid, il progettista, inventammo un tranello per il ministro, che all'epoca era Buttiglione, Rocco Buttiglione era ministro dei beni culturali. Fu fatta una mostra in un capannone che stava davanti al cantiere e per inaugurare questa mostra io telefonai a Zaha, dicendo: Zaha, devi venire a Roma, devi dire qualcosa di terribile sulla mancanza di finanziamenti di questo edificio. Venendo Zadid, venne anche la stampa internazionale, venne anche il ministro Buttiglione e ci fu la conferenza stampa di presentazione della mostra. Poi a un certo punto ci intendemmo con Zaha, io l'avevo invitata a cena la sera prima, e Zaha disse: ministro, io ho cominciato 3 anni fa un edificio a Stoccarda, un museo a Stoccarda, ed è finito. 3 anni fa ho cominciato pure questo edificio ed eccolo qua, c'erano tutte i pilastri interrotti con i ferri di cemento armato. Come è possibile che succeda questo? Il ministro ha preso il microfono nervosamente, ci penso io, farò avere un finanziamento, e ha fatto avere un finanziamento. Sono arrivati su quel cantiere nel giro di pochi mesi 20 milioni che erano i 20 milioni necessari per ripianare. Cioè, la cosa strana che io pensavo che Buttiglione, vedendo questa rappresentazione quasi come una trappola, fosse inferocito nei miei confronti, invece no, sbagliavo. Bisogna essere molto più politici di quanto sia mai stato io, ma lui invece me ne fu grato e me lo disse alcuni anni dopo, perché gli avevo dato la possibilità di dimostrare davanti alla stampa nazionale e internazionale che lui era un ministro che volendo poteva dare un aiuto alla cultura, e quindi era riuscito a far avere quel finanziamento, eccetera eccetera. Con Buttiglione sono rimasti in buoni rapporti, poi adesso l'ho perso il punto di vista, ma insomma io pensavo di essere con lui in conflitto, invece non era affatto così. Perché ho messo qua il Partenone? Adesso io non voglio fare una lezione di storia dell'architettura, non sono in grado, non c'è tempo, non è il caso, eccetera. L'ho messo per far vedere che l'architettura greca era un'architettura molto semplice, molto schematica, raffinatissima, che sapeva dare alle colonne la giusta rigonfiamento, l'entasi, se sapeva calibrare i timpani, le metope, ma era dal punto di vista strutturale molto semplice. Il sistema trilitico, pilastri, travi, non c'era la possibilità di fare grandi, grandi edifici o edifici che avessero delle ambizioni strutturali. Adesso non prendete questa mia rassegna velocissima e scombinata sull'architettura come fosse, così, semplici considerazioni tanto per completare il discorso. I romani hanno inventato l'arco,
e le volte, quindi con l'architettura romana l'architettura si è trasformata. Questo è il ponte di Tiberio, o meglio di Augusto, a Rimini, con delle arcate potenti, dove passano ancora le macchine, i camion no, ma le automobili passano tranquillamente su questo ponte che ha un po' più di 2000 anni. Ora è facile fare un confronto col ponte Morandi di Genova, che dopo 60 anni è collassato, e perché invece questo ponte continua a sopportare un traffico che non era neanche previsto, perché le macchine ovviamente vibrano in più delle carrette romane del tempo, perché i romani, essendo voglio dire quasi cattivi costruttori, ma non è esatto dirlo, ma costruttori che non conoscevano la scienza delle costruzioni, perché non esistevano i calcoli strutturali, i romani agivano per ridondanza, cioè tutte le architetture romane, e a Roma qui c'è un esempio rarissimo, hanno un sovrappiù, cioè non conoscendo quanto deve essere forte spesso un muro, il muro del Pantheon per reggere la cupola è di 8 metri circa, ne bastavano forse 4, la metà, ma i romani, non conoscendo il calcolo della scienza, che poi la scienza delle costruzioni si è sviluppata nel 1700, andavano per abbondanza, per ridondanza, che poi è un concetto che funziona, perché sono rimasti in piedi, eccolo lì, il ponte di Augusto a Rimini funziona e porta ancora la macchina, il Pantheon sta ancora in piedi, e sta in piedi gran parte degli acquedotti, sta in piedi quella parte dei fori romani che non sono stati smontati perché diventati cava di architettura durante il periodo papale. La ridondanza è quel concetto che vale comunque, perché è il concetto per cui un aereo che ha due motori può restare in volo anche se uno si rompe. Nella navigazione aeronautica questo è un concetto facilmente comprensibile, non si può rischiare di perdere molte vite umane perché uno dei un motore si rompe e non ce n'è un altro, quindi basta un motore, ce ne sono due. E in ponte Morandi adesso no, questo concetto non c'era. Ora Morandi era un genialissimo ingegnere, quando io più volte ho detto, dico sempre che i più grandi architetti della seconda metà del Novecento erano tre ingegneri: Nervi, Musmeci e Morandi, ne sono più che convinto. Però Morandi nel ponte di Genova ha voluto, inventando l'innovazione degli stralli precompressi in cui anche il cemento funzionava a compressione, ha sfidato la sorte, cioè ha costruito una cosa che pur nella sua innovazione, nella sua bellezza, perché era molto elegante, però non aveva la ridondanza, non aveva la capacità di resistere di più di quanto poteva essere presumibile, quindi aveva bisogno di una manutenzione continua e poi alla fine è venuto giù. Ecco, non voglio fare una critica alla memoria di Morandi, che appunto dicevo considero un grandissimo architetto e un grandissimo ingegnere. D'altra parte io stesso sono architetto, ma quando vado su un cantiere di restauro e sui ponteggi incontro il capomastro, se il capomastro mi dice buongiorno ingegnere, so che ho conquistato la sua fiducia. Se mi dice buongiorno architetto, mi considera poco più che un decoratore. Purtroppo le facoltà di architettura, Gianni non lo so io, ma io penso che debbano essere riformate, cioè bisogna arrivare alla figura dell'architetto ingegnere, anche se c'è la facoltà, perché tu ingegnere, ma non funziona, sono 5 anni per fare un architetto che quindi sia uno storico dell'architettura e che sia anche ingegnere, quindi un calcolatore, credo che servirebbero 8-9 anni, come per fare un medico. Invece la facoltà di architettura, ingegneria civile e architettura dura 5 anni e produce un ibrido. Infatti 5 anni più 2 di specializzazione. Più 2. Sono ingegneri e architetti? Sì. Sono ottimi quelli che vengono dalle sono ottimi. Allora, ecco, vedi, questo io ne ho visti alcuni che L'Aquila, non... Brescia, Roma. Io a Napoli ho visto invece una situazione così. No, a Napoli non ce l'ha. No. La scuola ingegneria e architettura. E si possono fregiare del doppio titolo? Possono fare due esami di stato? Sì.
come fanno due esami di Stato, non insieme. Ah, ecco, separatamente. Sì. Quindi sono sette anni, non sono cinque, sono cinque più due. Quindi possono fregiarsi sia del titolo di architetto che di anni. Facendo l'esame di Stato. A questo punto bisognerebbe eliminare la scienza delle costruzioni dal corso di architettura. Va bene, il Pantheon è l'esempio massimo delle volte inventate dai romani, è la volta più grande che c'è a Roma, e non so se addirittura più grande di quella di San Pietro, o sono paragonabili. Ed ecco, il Pantheon nel suo pronao poi è diventato modello per un'architettura che si è prolungata nei secoli. Da questa forma del pronao del Pantheon, qui ripeto, non sto facendo storia dell'architettura, sto saltellando da un punto all'altro, viene fuori anche questa villa, la rotonda di Palladio, che sono come quattro facciate di Pantheon con una cupola al centro. Siamo a fine 1500 e prosegue questo modo di fare architettura nei primi dell'Ottocento. Questo è San Rocco di Valadier, che sta proprio davanti alla Pacis di Meyer, e poi si continua, perché la Casa Bianca altro non è che ancora sempre con questo neoclassicismo che continua e non finisce mai, no? Diciamo che ci sono dei temi dell'architettura che con piccole rielaborazioni proseguono nei secoli, non finiscono più. Addirittura anche ad Alberto Libera, nel suo strepitoso palazzo dei congressi dell'Euro, segue questa impostazione delle colonne, e perfino nella piazza dei Musei, cioè il Museo Pecorini, si prosegue. Quindi questo modo di fare architettura che nasce con il Pantheon prosegue per secoli e millenni e millenni. Bene, qui torniamo alle cattedrali gotiche, bellissime, mirabili, ma fragilissime. Anche qui i gotici erano costruttori abbastanza impreparati, perché con tutta la loro audacia e con tutta la loro tecnica poi hanno fatto degli elementi fragilissimi. Una cattedrale gotica ha bisogno di manutenzioni continue, come il Ponte Morandi, tutti i giorni. Ma tanto è vero che esiste per tutte le cattedrali gotiche una opera del Duomo, che è un aggregato di ingegneri, di scalpellini e di tecnici che tutti i giorni controlla, sostituisce, cambia, verifica i doccioni, verifica le colonne, verifica i pilastri. Quindi è un monumento che ha bisogno di una enorme manutenzione. Anche la cattedrale gotica talmente ha avuto fortuna che è arrivata fino ai giorni nostri. Questa chiesa, la chiesa del suffragio, sta in Prati, vedete che è una cattedralina gotica, un neoeclettismo arrivato fino ai giorni d'oggi. Purtroppo, certo, non c'ha più lo slancio, è piccola, non ha più le dimensioni. È ridicolo che nel 1920, credo che sia anche quel periodo lì, il periodo dei Prati, si faccia ancora una cosa con le forme antiche. Non ci emoziona più, ecco, questo voglio dire. L'emozione deve anche essere motivata, deve anche essere collocata nella sua epoca, pur avendo le forme della, in piccolo, la cattedrale di Rouen diventa una specie di piccola ripetizione ridicola, una barzelletta che non funziona. Torniamo al barocco, ma non ci sto più che tanto, ne ho già parlato. Sant'Ivo, benissimo, il barocco, l'ho già detto, è stato, ha avuto una demolizione critica che solo 100 anni fa è riuscito a evitare. E diciamo questa cancellata col palazzaccio, che è l'eclettismo di tutti gli eclettismi, perché l'edificio che può sembrare, come ha detto Antonio Paolucci, di stile assiro babilonese, c'è tutto, c'è il neo-romanico, c'è il neo-barocco, c'è il neoclassico. Sapete che il progettista di questo edificio, che era Calderini, è stato talmente criticato che
Si è suicidato. Si è suicidato. Come quello del nuovo Palazzo di Giustizia, anche con lui si è suicidato. Sì. Quello di Piazzale Clodio. Si è suicidato. Sì, pure quello. Poi non so per quale motivo. Comunque è un orrore per me. Chi di quelli? Chi di quelli? Erano cinque progettisti. Perugini, Fiorentino, chi è che si è suicidato? Uno si è suicidato. Uno di comunque è orribile. Io una delle cose più brutte a Roma è il Palazzo di Giustizia nuovo. Sì, non sono. Va bene, e proseguo con questo edificio. Questo edificio è la pizza qua di Le Corbusier del 1928, quindi di poco posteriore, pochi anni rispetto al palazzaccio, quasi coevo con il Vittoriano di Roma, e finalmente l'architettura riceve una semplificazione totale, scompaiono colonne, capitelli, archi, scompaiono decorazioni. Le Corbusier, francese. E questa è una rivoluzione nell'architettura altrettanto forte di quella che si è avuta col Pantheon. E se dobbiamo parlare di architettura di qualità, vi sottopongo la stazione Termini di Roma, venuta fuori da un concorso vinto da Montuori e Vitellozzi, se non ricordo male, il concorso del 1947, realizzata nel 1950, che ha un andamento lineare di tutte queste righe orizzontali, e poi ha questo episodio strabiliante di quello che a Roma è stato chiamato il dinosauro, di una arditezza strutturale impressionante e che sta ancora in buonissime condizioni, non ha avuto bisogno di grandi restauri, che è evidentemente ben calcolato ed eseguito. Ben calcolato ed eseguito. Ben eseguito. Di Nervi? C'è Pierluigi Nervi? No, Nervi non c'è, si chiamano Montuori e Vitellozzi. Sì. No, Nervi non c'è. Dopo questi episodi voglio farvi vedere alcune architetture su cui si può essere critici. Questo è il centro culturale di Baku, dell'Azerbaigian, di Zahid. È una specie di Zahid, a me piace, io sono stato amico di Zaha, ho lavorato 9 anni con lei, purtroppo è scomparsa, però poi l'architettura di Zahid, come quella di tanti altri, ha assunto delle forme neoespressioniste francamente forse eccessive e comunque dotate di alcuni inconvenienti che poi illustrerò. Questo è un altro edificio della stessa serie, qui siamo a Praga, nel centro storico di Praga, dove Frangeri costruisce questi due edifici chiamati i Ballerini o Ginger e Fred, sono due palazzine di abitazione dove in quella di sinistra credo non sia facilissimo abitare, come non credo sia facilissimo entrare, non credo sia facilissimo fare un ascensore. O comunque qualsiasi altra cosa di tipo pratico. Abbiamo avuto un periodo che non si è ancora concluso in cui l'architettura doveva stupire, doveva strabiliare. Questo è un altro edificio, questo è il Museo Ontario a Toronto di Daniel Libeskind, architetto che invece ha costruito un edificio magistrale, il Museo Ebraico a Berlino, ma qui francamente è andato fuori. Cioè, questi edifici cosa c'hanno qua alla fine? Che hanno una caratteristica di attrazione visiva, perché stupiscono, però poi è molto difficile. Intanto sono costosissimi, sono difficili da attrezzare con gli impianti, sono difficili da gestire in tutti i modi, hanno una manutenzione complicata, diciamo che è un'ondata che sta terminando. Allora, cosa è oggi la qualità architettonica, cosa può essere, come possiamo intenderla oggi? Io credo che
bisogna andare su categorie diverse. Per esempio, una è quella del risparmio energetico, è un edificio di qualità, un edificio che consuma poco. Oppure andare verso il risparmio di suolo, è un edificio di qualità, un edificio che sta su, una, su un suolo già costruito che non occupa altro terreno. Oppure è un edificio di qualità, un edificio che sa stare nel paesaggio. E qui vi segnalo questo edificio, questa è una cantina, la cantina Antinori di Casamonti, Marco Casamonti, che rispetta il paesaggio senese, che è un paesaggio strepitoso, è uno dei paesaggi più belli del mondo. Vedete che non è un edificio piccolo, questa è la facciata vista da vicino, è un edificio di grandi dimensioni, deve ospitare una cantina, la cantina Antinori, ma riesce a stare nel paesaggio rispettandolo, rispettando le linee di livello, non alterandone la comune, forse lo arricchisce addirittura. Ecco, questo è un esempio di qualità, secondo me. Stupendo. Come pure può essere un esempio di qualità. L'architetto di quella, scusi, di quella cantina, chi era? È Marco Casamonti, un architetto fiorentino, ora avrà 60 anni, ha progettato diverse cose, questa secondo me è la cosa più bella che ha fatto. Questa è la chiesa Dives di Misericordia di Richard Meyer, ancora sta a Tor Tre Teste a Roma, e perché la metto qui? A parte che a me piace molto, e mi emoziona entrarci, e la chiesa mi dà forti impressioni, anche di Tor Tre Teste a Roma, sta nella zona del Nomentano, vale la pena andarla a vedere. Ma la qualità qui la vedo nel fatto che Richard Meyer ha usato un cemento bianco che è in grado di assorbire gli inquinanti dell'aria, e quindi gli inquinanti si poi diventano polvere nera che cade a terra, quindi è un edificio che disinquina in qualche modo. Cioè, questo è un concetto molto innovativo di qualità che vale la pena di mettere in evidenza. Lui è molto affezionato al travertino. Sì. Tra l'altro ho avuto la fortuna di girare il Ghetti prima che aprisse, e lui, per cui, nel nuovo Ghetti, che è a Malibu, nella collina, sulla collina, ha usato però abbondantemente il travertino. Ma qui c'è un più che travertino, c'è un intonaco bianco molto ma è il pavimento, questa spianata in travertino. Però interessante questa trovata, appunto, del cemento bianco disinquinante. Chiaro, cemento chiaro. Oppure un altro elemento della qualità che... Io adoro, tra l'altro, se usato bene, il cemento nudo, il cemento armato, così con l'impronta della tavola, insomma, è stupendo, però l'ha saputo usare. Ha fatto un getto, che si è stato accusato, esatto. Ha usato un ferro che non arrugginisce, eccetera. Ecco perché metto questa casa, perché i romani 2000 anni fa facevano delle case che recuperavano l'acqua piovana e la utilizzavano per usi interni. Ma perché non lo facciamo anche noi? Ma c'è anche nei paesi, nei conventi, tra l'altro vengono poi distrutti, però ci sono sempre tutti questi sistemi di filtraggio e di conservazione. Oggi è molto raro. Bisognerebbe riuscire, facendo un qualsiasi condominio, a recuperare l'acqua, non è difficilissimo. Certo. Se recupera l'acqua, la si manda in una cisterna e la si usa per uso domestico. Una stupenda è a San Francesco a Ripa. La Francesca Ripa c'è proprio un cortile con tutta la cisterna sotto, che era la riserva d'acqua del monastero. Sì, certo. Ah, sì, ho capito. Stupendo. Certo. Bene, allora questi sono secondo me alcuni degli elementi che oggi possono fare qualità. Ti ripeto, riassumendo: risparmio energetico, risparmio di suolo, rispetto del paesaggio, qualità dell'aria, recupero dell'acqua. Ecco, oggi io tendo a vedere come aspetti qualificanti della qualità questi elementi più che le forme strabilianti oppure le divagazioni estetizzanti. E come si ottiene la qualità? Ecco l'ultimo punto e concludo. La qualità non si ottiene né per decreto né chiamando l'architetto A o B, si ottiene facendo concorsi, facendo opere pubbliche per concorsi, chiamando quindi a
raccolta, le persone che portino il loro contributo, si riesce attraverso i concorsi a selezionare ciò che è migliore. Il concorso è sempre il modo migliore per selezionare la qualità, purché sia fatto bene. I concorsi devono essere fatti in due tornate, una prima chiamata in cui tutti portano uno schizzo, una cosa, un disegno, una fa, e poi si seleziona un gruppo ristretto di 15 architetti, 20, che fanno invece un progetto un po' più comprensibile, e all'interno di quello poi una giuria che si spera sia una giuria priva di interessi personali troppo forti, una giuria riesca a tirare fuori ciò che c'è di meglio. Sì, che va per le lunghe però sta roba. Sì, però io ho partecipato a numerosi concorsi e ho visto che, a parte, certo, c'era sempre chi voleva far vincere l'amico che poi nel concorso dopo sarebbe stato in giuria, per cui lo scambio tra progettista e giurato sta sempre lì, però si riesce comunque ad avere, l'espressione del meglio di ciascuno all'interno di un tema precisato. Ecco, io con questo ho finito, vi ringrazio per l'ascolto e... Faccio subito una battuta sui concorsi, io ho partecipato a diversi concorsi, li ho sempre vinti ma poi non ho realizzato niente, ma ho smesso di partecipare ai concorsi, perché tanto per me è stato inutile. Allora, però un ragionamento. Allora, ci sono delle cose che continuano nel tempo, perché in fondo, più che di discontinuità, mi è parso di rintracciare una continuità in tutto il discorso che hai fatto. Allora, firmitas, utilitas e venustas, le abbiamo sorpassate o ce le abbiamo ancora? E sono parametri, siccome hanno interessato l'architettura romana, ovviamente, che la riprendeva poi da quella greca e da quella egizia ancora prima, riformulando in un certo modo, poi ce la siamo ritrovato all'interno di ragionamenti legati all'architettura carolingia e poi in quella gotica e quella romanica, rinascimento, barocco, rococò, e poi nel neoclassico e poi in tutto l'eclettismo ottocentesco, perché ovviamente nell'Ottocento c'è stato di tutto di più, e poi in qualche modo anche forse in alcune forme, perché se uno poi guarda certe cose di ingegneria del Novecento, poi alla fin fine questi elementi ritornano, cioè quelle architetture che non funzionano sono quelle che non sono utili, come giustamente dicevi tu, oppure che funzionano mai dal punto di vista dell'utilitas, magari